casa è un atto indegno. Sono le parole di condanna del deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che con un video sulla sua pagina Facebook ha portato alla luce la vicenda. Allora, praticamente lei ha affittato a questa persona la casa. Sì. Poi dopodiché che cosa è successo? È successo praticamente che si dovevano fare dei lavori, io per 6 mesi non ho percepito affitto, in comune accordo dissi giusto al sistema di la casa. Poi dopo che la casa, diciamo, si è sistemata, era bella, tranquilla e sistemata, lei decide di cacciare lui in casa. Cioè la persona che aveva fatto il fitto? Bravo. E la signora che ha fatto il fitto? Ah, la signora qua non risultava Mamma proprio. Mia! Qua non risultava proprio, stava abusivamente. E la signora che perché stava qua dentro? È perché era l'ex compagna di chi ci avevo io affittato. Ok, perfetto. A un certo punto la compagna, che non è neanche di Torre. No, di Torre. Ok. Cosa fa? Dice, io no, guarda, mi devi fare il contratto a nome mio, perché altrimenti prendo poco di reddito di cittadinanza. E io dissi vicino a lei, dissi, guarda, io non te lo posso fare il contratto, visto che ce l'hai testato l'altra persona. Tutto questo quanto tempo fa avveniva? Circa quasi 2 anni fa. A Torre del Greco una casa prima occupata abusivamente è stata poi distrutta. Pareti imbrattate, buchi nei muri, le condizioni dell'immobile, finalmente restituito alla legittima proprietaria, sono desolanti. Distruggere una casa è un atto indegno. Indegno. Già occuparla abusivamente, avere abusivamente le utenze e non pagare affitto fa schifo. Cioè distruggi pure, allora si può la schiuma della schiuma della schiuma della gente. Piena solidarietà alla proprietà che purtroppo si deve sistemare tutto quanto le da capo.